Ci siamo, ragazzi! Andiamo a iniziare subito con campaign. Andiamo sempre a monitorare le risorse. E allora, ragazzi, come avevo detto ai miei cari iscritti anche su Discord, avrei iniziato sicuramente la partita con i Vlandians, antenati dei Suadian di Warband. Quindi, Vlandians. I Vlandians sono discendenti delle avventure del West, vivono sotto per secoli della dinastia dell'impero, dopo aver ottenuto una grande indipendenza. Il declino delle autorità imperiali hanno portato sì che un'organizzazione, una società feudale si sia sviluppata e i nobili amanti della guerra si preparano a utilizzare le lunghe lance a cavallo dei loro destrieri. Quindi avviamo subito, andiamo a creare il nostro Necron. Eccolo qui, sto ammasso di carne, vediamo un po' come possiamo modificarlo. Ragazzi, vi voglio numerosi in live, dove siete? Ok, eccoci qui. Allora, mamma mia che brutto. Allora, vediamo se riusciamo a fare qualche piccola modifica. Certo, di brutto resta brutto. Quattro tipi di pelle. Naso, vediamo un po' qui. Vabbè, questi, vabbè, ragazzi, sono feature che onestamente. Vediamo se. Forse questo è la marchi, non mi interessa. Andiamo a fare un po' la capigliatura. Più che altro la barba. Quale scelgo? Perfetto. Colorazione. Ovviamente dovrebbe essere uguale sia per i capelli che per la... Ok. Change clothings. Perché posso decidere i vestiti fin da adesso? No, no. Ok, per vederlo com'era vestito. Ok. Scegliamo la nostra famiglia. Qui ecco una delle risposte, domande che mi avete chiesto, e qui ottenete la vostra risposta. Se all'inizio della partita si sceglie da quale famiglia si proviene, come si crea appunto il personaggio. Esattamente così. Quindi andiamo a definire i nostri genitori. Quindi facciamo Yeomen, quindi dei poveri contadini. Urban Blacksmith, Hunter, mercenari. Mercante, barone. Ecco il Necron da piccolo. Guardatelo qui. Allora. Your leadership skill. Your brawn. Your attention to details. Your aptitude for numbers. Questo aumenta la skill per quanto riguarda social e intelligence. Ragazzi, il gioco purtroppo non è tradotto in italiano. Al momento le lingue, le uniche lingue disponibili sono l'inglese, il turco e il cinese. Quindi, attitudine ai numeri. Poi, durante l'adolescenza, like all village children, io also, cosa faccio? Cosa facevo da piccolo? Worker in a village smithy. The youngster grounding up in Galradia, war never too far away. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Trade with infantry. Vedete, le abilità cambiano a seconda delle nostre scelte. Before you set for life adventure, big achievement. Vabbè, qui. You hunted a dangerous animal. Caccevamo pericolosi animali. Like many family in Carradia, life so appended the wild war. Ok. Tuo padre, tua madre, tuo fratello e i tuoi piccoli due younger siblings. Siamo stati attaccati da dei banditi, sono morti tutti tranne io e mio fratello. Che bella storia, commovente. Ok, cosa abbiamo fatto per andare via, per sopravvivere?
Allora, you subdued Adriders. You drop free with arrow. You rode off of fast horsey. Sì, direi che siamo scappati utilizzando il cavallo più veloce. Quindi questa ci dovrebbe dare la beta montatura, appunto. Endurance e cunning. Ok. Scegli il tuo nome. L'unico al mondo con un numero all'interno del nome. Per quanto riguarda la difficoltà del gioco, ragazzi, qui ci dà very easy. Noi andiamo a impostare realistico. Ed è veramente tosto, ragazzi, è veramente difficile. Sì, anonimo, la leadership sì, è importante, è normale. Ci permette di avere più uomini a nostro seguito. Però giustamente devo equilibrare un po' le forze perché non posso lasciare tutto a... Se tu mi conosci, se hai mai seguito una delle mie serie su YouTube, i Warband sono un ottimo mercante e coi soldi fai veramente tanto. Per quanto riguarda, ragazzi, dicevo... E abilitare la morte, quindi il personaggio non può morire. Auto alloca, beh, le abilità dei membri del clan. Start game. Ragazzi, ogni volta che sento questa melodia, ahimè, torno nei fastidi dei Guild 2. Che non hanno utilizzato delle tracce originali. Almeno in parte. Lo studio Assemble ha fatto un ottimo lavoro. Però devo dire che questa è proprio molto copiata. Cioè è la stessa di The Guild. Brother, questi 3 giorni abbiamo trovato delle tracce di questi bastardi. Dobbiamo allenarci. Vabbè, qui dobbiamo trovare Varric e Alda. Sei pronto per lo scontro? Ok, facciamo un rapido tutorial, ragazzi. Ok. Ragazzi, la grafica è strepitosa. Ok. Vabbè, muovi avanti e indietro il personaggio. E abbiamo diversi training da fare. Io direi di fare quelli più semplici. Il personaggio questa volta corre in automatico. Allora, spadone. O scudo e spada. Scudo e spada. Premi F. Ok. Go to trainer. Ciao amico. Ehi, stai attento. Defend yourself. Ok. Vabbè, io lo colpisco. Molto warband in questa fase del gioco. Praticamente... Anche le varie angolazioni del mouse ricordano lo stesso gioco. Ok. Primo colpo che mi dà lui di tutto lo scontro. Dai. Sì. Lo sto facendo. Vai. Colpisci. Su. Dice di muovere il mouse verso l'alto, lo faccio. Così? Come preferisci. Mamma mia, che legnoso, dai! Su! Benvenuto Rico! Abbi Rico! Finalmente Barnum, sì, lo stavamo attendendo da molto tempo. Vabbè, io vado avanti, questo qua mi sa che è morto così. Cambiamo equipaggiamento e affrontiamo questi due. Ok, forza. Qui se li danno sul serio o no? Qui. No, qui picchiano allora. Aio.
Su. Colpisci. E uno a terra. Forza. Tizio con lo spadone, vieni qui. Grazie anonimo che mi segui. Colpisci. Aio. Dai. Un ultimo colpo. Ok, atterrato. Ok, cambiamo addestramento. In automatico l'equipaggiamento ci viene sottratto. Vabbè, la spada di legno non è che ci serve tantissimo. Andiamo a utilizzare l'arco invece. Allora, abbiamo balestra, arco e giavellotti. Arco. Ci posizioniamo. Dobbiamo colpire 12 target. Quello non l'ho beccato. Riproviamo di nuovo. Molto più semplice l'utilizzo dell'arco rispetto a Warband. Warband il mirino era un po' diverso. Vai. Ok. 25 secondi. Urca. Nostro fratello. Qui andiamo via. Ah, qui c'è il cavallo. Addestramento a cavallo. Arco o scudo e lancia. Scudo e lancia. Prendiamo il nostro cavallo e iniziamo. Ah, dobbiamo prendere le anfore. Sempre le anfore. Dai. Ah. Mancato. Forse era quello più semplice. Colpisci. Salta. Va a cagare. Ne ho saltate due. Due di penalità. 78 secondi. My new record. Se per l'unificazione della nazione di Carradia, direi di sì. Ovviamente vorrei farla diversamente questa unificazione, quindi seguirla un po' diversamente, non con l'impero, quindi che è, penso, la fazione più forte del gioco, ma con appunto i Vlandia. Mi piace molto farmi un esercito intero di cavalleria. Quindi, Nogant. Sì, sono pronto, possiamo andare. Vi ricordo a tutti che comunque il gioco è in Early Access, quindi penso che ci siano molte cose incomplete nel gioco. Spero di fare almeno due orette di registrazione con voi. Allora, prima d'altro abbiamo poco cibo. Villaggio a nord, puoi comprare provviste, quello che ti serve. Ok.
prima passiamo appunto dal villaggio di Tivi. Seguiamo il tutorial, questa è la grandissima mappa di gioco, ragazzi. Siamo a Tivi. Take a walk around. We need the food, after maybe men come with us. Ok, abbiamo bisogno di cibo e di uomini per la nostra causa. Probabilmente li troveremo qui. Allora, prima di tutto mi vado a fare un bel giretto. Esploriamo sto villaggio. Vediamo se anche qui, ragazzi, i villaggi saranno dei cloni di posto in posto o comunque saranno completamente diversi. Qui c'è il bestiame. Speak di Headman, quindi capovillaggio. Vediamo se è lui. Empire Peasant. Quella è rimasta con la cesta sulla testa. Forse è lui. È lui o non è lui? Certo che è lui. Ok, interaction with this person è disabilitato durante il tutorial. Dove sarà il capovillaggio? Allora, è grandissima la mappa. Immagine che ce l'avevo davanti e ci sto girando attorno. Ciao Checco, benvenuto. Sasso Slell, benvenuto anche a te. Devo farci l'abitudine, ragazzi, a guardare la live, a seguirvi. Allora, la mappa, ragazzi, dei villaggi è enorme, quindi io provo ad andare laggiù. Anche lui è paesano. Sta pescando sul ponte. Cambia l'effetto sonoro sulla legna. Cosa stanno facendo? Sono un movimento lento? Stanno ballando, raga. Vabbè, raga, io penso che di girare così all'infinito, quindi provo magari. Left alt key to see location. Leggere prima no. Ok. Ok, premendo Alt ci dà la posizione esatta della persona che stiamo cercando. Praticamente dall'altra parte del ponte. Mi sono beccato però quelli che ballavano, dai. Headman Lycons. Ma che cos'era quel coso? Anche qui, ragazzi, come nel vecchio Warband, i bambini non sono altro che uomini in miniatura del resto. Non hanno tratti di bambini, sono uomini in miniatura. Ciao Headman Lycons. C'è il cavallo davanti, lo puoi spostare.
Sì, grazie Anonimo. Adesso l'abbiamo trovato. Ok. Vabbè, ragazzi, i dialoghi saranno simili a quelli di Warband, quindi stiamo chiedendo aiuto, recruit troop e compra grano. Come facciamo? Allora, leave a mission press tab key, quindi tenendolo premuto. Quindi torniamo alla schermata iniziale. Perfetto. Reclutiamo truppe. Questi ragazzi sono quelli che vi raccontavo nei Dev Diaries. Sono appunto i signorotti di ogni villaggio, di ogni città. Come vedete, l'Headman Lycons, che sarebbe appunto il capovillaggio, ci dà 6 unità. E sono Headman Troops, le sue truppe. Ok, ce le prendiamo tutte. 300, eh. Done. Compriamo dei prodotti. Ovviamente ci serve del grano. Eccolo qui. E lo pappiamo tutto. Paghiamo 51. Questo è il nostro equipaggiamento un po', vabbè, scarsissimo. You have finished our preparation. Let's talk to Headman again. Se vuoi chiedere qualcos'altro. Talk. Adesso possiamo parlare direttamente senza entrare nuovamente nel villaggio. Glad you found what you need. Mi sembra diverso in faccia rispetto a quello di prima, forse perché non l'ho visto neanche tanto bene. Ok, locate, usciamo dalla missione e andiamo finalmente alla nostra missione. Ok, ovviamente non ha più nessuno, siamo in 8, dobbiamo sicuramente eliminare queste tre truppe. Missioni, ragazzi, locate and rescue traveler, defeat parties, appunto sono loro tre. Le nostre forze. Abbiamo dei punti da spendere. One hands. Ok, era uno soltanto, no? Sì. Il nostro party. Io, Nogand. Ok, sono sei di sti tizi qua. Ok, speriamo che siano abbastanza in gamba da. Ok, Necron Party contro Sei Riders. La nostra prima battaglia in Bannerlord. Oh, mi dispiace tantissimo. Perché ecco. Dovevi recuperarteli un po' prima. Effettivamente è così. Un attimo che arrivano qui. Carichiamo. Non avevo notato che erano a cavallo. Ehi, stai calmo. Cattivone. Dai. Mamma mia che sono scarso, raga. Oh. Ma sono forti questi, oh. A beccarne uno, magari. Allora, carichiamolo per bene. Allora, non lo devo ammazzare uno io. Oh, il cavallo. Mamma mia, oh.
Epic File continuo. Faccio pena. Ok, ne abbiamo perso uno soltanto, vero? Sì. È ferito, però. Vediamo. Radagos Rider, un prigioniero. Ok, guarda che bello. E un po' di re furtiva. Vediamo se possiamo indossarlo noi, se sono migliori delle attrezzature che abbiamo, quindi... Di certo questo sì. Ok. O sbaglio si sono uniti. Sono 12. Siamo in netto svantaggio, ragazzi. Dovevo aspettare che si dividessero. Invece no. Carichiamoli, dai. Su, ragazzi. Oh. Sono 12. Madonna mia. Mi sa che la difficoltà è troppo elevata, raga. Madonna, già sono morto io. Cioè, pensavo di averlo spezzato, quello lì. No, ebbè. È andata una merda questa, eh. Riuscirà il nostro Nikron? Sì, vabbè, ciao. Siamo tutti morti, mi sa. Siamo partiti malissimo. Ah, no, però lo becco io, dai. E che? Manco uno. Oh, 65 di danno. Altro 62 di danno. Uè, sta perdendo sangue ovunque. Sono morto, raga. Addio Nikron. Già è morto prima che iniziasse la sua avventura. È rimasto soltanto un cavalleggero. Ma sono forti sti rider, cavolo. Vabbè, addio. È stato un bagno di sangue, ragazzi. Io provo ad andarmene. Sì, è bell'unico. Spero che non mi prendano prigioniero o mi uccidano. Non so come siamo sopravvissuti. Beh, ne possiamo prendere altri, quindi... Ok, gli vendiamo le cose di prima. Recuperiamo qualche soldo. E lo so, ma la missione è tosta. Sembrava semplice. Siamo in 12 stavolta. No, in 9. Allora, io faccio una bella cosa. Non so se spariscono dalla mappa. Io provo ad allontanarmi. Restano lì. Nel frattempo dovrei ripristinarmi un po' di salute, soprattutto per il mio fratello che è messo male. Ah, ok, perfetto. Nel tutorial tutto è molto limitato. Se mi dai altri uomini magari è meglio, no? Vabbè, dovremmo essere facile stavolta, solo in 5, dai. Thank you.